Facciamo certo
costretto a leggere per questo. No. Ma poi, scusa, smettiamola con questo argomento. Io ti chiedo di non girare in camicia e tu mi rispondi facendo una critica al sistema parlamentare. Ma che raccoglio? Scusa, mio caro, c'è. Perché a causa del tuo Parlamento noi siamo ancora a Parigi con 36 gradi. E perché con 36 gradi io sudo? E perché quando sono sudata sento il bisogno di mettermi in camicia. E quando mi sono messa in camicia tu hai sentito il bisogno di criticarmi. Non ti ho criticata perché ti sei messa in camicia. Ti ho criticata perché passeggi in camicia trasparente davanti al tuo figlio. È colpa mia se si mette sotto? No, ma è colpa tua se entri in camera in camicia. Oh no! Questo è il colmo! Adesso non posso più entrare in camera mia! Ma chi ha detto questo? E dove volevi che mi cambiassi? In cucina? Davanti al personale di servizio? Ma che mala fede nel discutere? E non c'entra la mala fede. Io ero in camera mia, eri tu che non dovevi essere lì. E se il mio modo di vestire vi metteva in imbarazzo, dovevate andartene. Oh. E
sporca. Sì, e cosa vuoi che ci faccia io? Non è mica per te, la devo buttare. Qui? Ma no, qui, non dire stupidaggini. E perché l'hai portata da me allora? Ma per niente, avevo il secchio in mano, dovevo andare a buttarlo quando Rosa è venuta a portarmi la tua gentile risposta. E allora io, per non farti aspettare... E quale ragione non l'hai lasciato dietro l'uscio? Come sei noioso. Se ti dava tanto fastidio, potevi venire tu di là quando ti ho fatto chiamare. Ma già, il signore era occupato. A far cosa, mi chiede? A far qualcosa, come hai detto. Quali cose? Mi stavo cercando Isole Way nel dizionario. In che modo può interessare a un fabbricante di porcellana sapere dove sono le Way? Infatti non mi interessa per niente, ma non era per me, era per Pupo. Parola mia, i ragazzini a volte ti fanno delle domande veramente assurde e poi sono convinti che i genitori conoscano tutte le risposte. Dove sono le Way? Cosa? Dove sono le Way, papà? Avevo capito perfettamente, gliel'ho fatto ripetere per prendere tempo. Papà, dove sono le Way? Ma che perché ne sappia io? Lo sai tu per caso? E le ho viste da qualche parte sulla carta, ma ora non ricordo. Non potevo certo rispondere così al bambino, chissà che cosa avrebbe pensato. Per svicolare, però, ho cercato così di rimediare, dico, zitto tu, cosa ti interessa sapere dove sono le Way? Non so roba per bambini. Che idea, è stupido. Stupido? Ti ricordo che sono quei quesiti di geografia che gli pone la maestra a scuola per risolvere. Bella scoperta. Io mi domando, perché al giorno d'oggi si debba ancora insegnare la geografia ai ragazzini, quando ci sono, so, i treni, gli aerei, li portano ovunque a destinazione, e poi le guide turistiche dove c'è scritto tutto. Ma allora il vicino non lo hai aiutato, non hai lasciato nei pasticci. Come potevo aiutare? Ho assunto un'aria grave, solenne, come di qualcuno che sappia cosa dire ma non voglia parlare. Oh, figlio mio, se non ti sforzerai di trovare la soluzione da solo, non hai alcun merito. Provaci. Soltanto se non ce la farai, in quel caso ti aiuterò io. Sì, sì, fidati. Poi sono uscito con calma dalla camera sua, ho richiuso la porta e mi sono precipitato qui nello studio convinto di trovare la soluzione del dizionario, no? Un corno secco. Vediamo un po'. Guarda. Ma? Eh? Ma dove vai a cercare sotto l'oro? Perché? Un mese sotto l'oro, lo credo bene che tu non abbia trovato niente. Non sono sotto l'oro. E mi chiede se sono sotto l'oro. E dove se no? Va là, porcellanaio, vedrai come le trovi sotto l'oro. Dunque, autunnale, autunno, ava, e inglese sai, si pronuncia away, ma si scrive avai. A parlare, a ballo. To, come mai? Cosa? Non ci sono. Ah, mi fa piacere, dunque, sempre saperne una più degli altri. Beh, strano, dovrebbe essere qui da qualche parte. Ho detto, in quel dizionario non si trova niente. Curioso. Secondo me la porcellanaia sta facendo il paio con il porcellanaio. In ogni caso, io ho cercato sotto là. È più logico che sotto l'oro. sotto là. E allora, perché non sotto l'acca? Sotto l'acca? Ma cosa vuol dire sotto l'acca? Anche se, perché no? Ma sì, mi sembra proprio che H. Cosa H? Are, Ashish, away! Ecco, le trovate! Trovate! Perdisci! Away, isole della Polinesia nell'Oceano Pacifico. Ma guardate! E poi ancora, nome dell'isola più grande dell'arcipelago omonimo. Ma ti rendi conto? Prima non avevamo neppure una, e away, e ora addirittura un intero arcipelago. È proprio strana la vita. Ma quali saranno quelli che servono al vicino? Ci porta a noi, sarà lui a scegliere quella che preferisce, il resto le butteremo via. Che pensare che cercavamo sotto là e sotto là. Chissà per quanto tempo ancora avremmo potuto cercare. Ed erano sotto l'acca. Come dicevo io. Come? Cosa dicevi? Certo, sono io che ho detto perché non sotto l'acca. L'hai detto, ma ironicamente. Ironicamente. Ma sicuro, per prendermi in giro. E allora perché non sotto l'acca? E allora io all'improvviso ho avuto la visione della parola. La visione della parola? Ma sentitela, la visione della parola. La malafede delle femmine. Dopo che io ho detto perché non sotto l'acca, tu hai preso la palla al vaso, sei andato a vedere la tua e ora parli.
avuto la visione della parola. Cavolo, eh? Ma questa è grossa, sai? Quando sono io che ho preso l'enciclopedia, io che l'ho consultata. Certo, ma sotto la lettera H. Sotto la A prima, come te in precedenza sotto l'O, ma poi sotto l'H. Certo, dopo che io avevo detto perché non sotto l'H. Come avresti detto perché non sotto il tu, lo ammetti? Senti, non parliamo della volgarità adesso, eh? Cosa, cosa? Quale volgarità? Tanto lo sanno tutti che su questo punto non raggiungerò mai quei livelli. Ma quale volgarità? Perché ti tengo testa? Perché ti dico le cose come sono? Sono io che l'ho scoperto, io che l'ho scoperto. Va bene, hai ragione, guarda, guarda. E bisogna dire che non ho avuto la visione della parola. Quasi le 11 ancora sei conciata come una domestica. Sì, cambia discorso, no? E i bigodini in testa, la vestaglia struscita e le calze calate sui calcagni. Beh, dove vuoi che calino le calze? Sui tuoi calcagni? Su nessun calcagno. No, ecco, le ho tirate su un contento. Lo vedo, benissimo. Non credo che ci resteranno su per molto, se non le fissi. E dove? Non ho le giarrettiere. Mettiti le giarrettiere. E dove le aggancio, che non ho il busto? Indossa il busto. Senti, perché non dici subito che vuoi che mi metta in abito da sera per fare le pulizie in bagno? Ma per tutti i diavoli, cara! Ma nessuno pretende che tu faccia le pulizie in bagno. Ti ricordo che per questo abbiamo del personale. Disponi di una domestica. Far fare le pulizie in bagno dalla domestica? Figuriamoci, così trovo tutto sfracassato e sbocconcellato. No, 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 le faccio io. E allora scusa, posso sapere per quale ragione noi teniamo una domestica? A che ti serve? Mi serve, sta con me. Sta con te. E posso sapere che cosa fa lei mentre tu svolgi il suo lavoro? Beh, mi guarda. Hai uno spendo 400 franchi al mese per una ragazza perché ti guardi? Puoi smetterla di parlare sempre di ciò che spendi? È da baffoni! Baffoni? Ma sicuro? Io non ti chiedo soldi, no? E allora, dal momento che non ti viene a costare di più, cosa ti interessa di essere? Le pulizie in bagno le faccio io la domestica. Mi importa, mi importa, e come? Io tengo la donna perché sia a servizio della moglie. Non la moglie perché sia a servizio della donna. Altrimenti, se le cose stanno così, sopprimo la donna. Ecco. O la moglie. Ecco! Si doveva arrivare a questo. Mi lesino una domestica. Capirai, lesino una domestica. Ma sicuro? Ma che fai? Lascia stare, lascia. Ma cosa? Ma le mie carte, porco cane maledetto. Ma chi ti ha detto di riordinarle? Non posso vedere un tavolo di disordine. Tu me lo guardare, lasciami in pace. La mania di fare le faccende dappertutto. Beh, ho preso da mia madre. Sì. Mia suocera. No, mia madre. La stessa cosa, no? Può darsi. Però mia madre è tenero, garbato, fruttoso. Mentre mia suocera? Anche di secco, poco gentile, agrodolce, che non è giustificato. Ma chi ha mai sostenuto il conto? Ebbene, ho detto mia madre e sarà mia madre. Inutile che tu mi corregga per dire mia suocera. Guarda che se poco fa ho usato il termine mia suocera, è perché lei nei miei confronti... Cosa? Non è sempre stata corretta forse con te? Hai qualche cosa da rimproverarle? Ma ve lo dici, ma cosa ho detto di male per tutti i diavoli? Ci siamo capiti. Mancava soltanto di fare l'ipocrita adesso. Eh? Come se non capissi sempre molto bene quel che vuoi dire quando non dici niente. Oh, cara, ascolta, te ne supplico. Ti devo parlare. Bene, va bene. Ma più tardi? No, non più tardi. Devi pensare che se ti ho fatto chiamare... Ascolta, cara, sono quasi le 11. Sei ancora in queste condizioni. Ti ricordo che oggi aspettiamo a pranzo gli... Shuyu. Ma è un fischio io degli Shuyu. Cosa? Ma io no, il signor Shuyu è un uomo che ho tutto l'interesse a tenermi buono. Bene, mi spiace, ma aspetterà. Si tratta di cubo. E troppo come Shuyu, ma non c'è da esitare, credo. Cubo? Cosa, cubo? Ma il sole di un po' di parenti.
camicia, questo è evidente. Solo che vestita non lo sei mai. Anzi, tu fai di meglio. Vai in bagno, accendi la luce e non tiri neanche le cortine. Oh, quando? Ma ieri. Tu sei come lo struzzo. Siccome non vedi fuori, ti immagini che da fuori nessuno ti veda. Ma chi vuoi che si metta a guardarmi? Chi? Ma Clemenceau, amica mia! Clemenceau, che abita qui di fronte! E che sta sempre alla finestra? Oh, ma chi vuole, che vuole? Sai quanto ne ha viste, signor Clemenceau? Può darsi, ma preferisco che non veda te, sennò quello è capace di conciarmi quelle feste. Perché? Te lo immagini, tu non conosci Clemenceau. Come attore comico è il migliore di tutti noi deputati. È un tipo beffardo, terribile. Lascia che dica qualcosa su di me, che mi ha proprio il soprannome e può distruggermi. Ma che paura hai? È nel tuo partito. Proprio per questo. È sempre nel tuo partito che ci sono i nemici peggiori. Se Clemenceau fosse di destra, per Bacco, me ne infischierei. E lui pure. Ma essendo dalla stessa parte, c'è rivalità! È vero, Clemenceau mi ha detto, stai sereno, ma lui ha intenzione di diventare ministro e sa che anch'io lo possa diventare. Tu? Dopo il successo della mia relazione sulla questione agricola, mi hanno offerto il portafoglio della Marina. Sì? Ministro della Marina. Mi ci vedi? Per... io per niente. Naturalmente. Tu, ministro della Marina, odi il pesce, soffri il mal di mare e non sai neppure nuotare. E questo che vuol dire? Mica bisogna mangiare il pesce per saper nuotare per amministrare gli affari dello Stato. In ogni caso ti supplico, non ostacolare la mia carriera, compromettendo questa situazione a me favorevole con le tue imprudenze che potrebbero avere delle conseguenze irreparabili. Irreparabili? Fammi un solo esempio, uno solo, in cui io non mi sia comportata bene. Non ci vuole molto. No, non più tardi di ieri. Quando De Chanel è venuto a trovare? Beh, te l'avevo presentato da non più di 5 minuti. E tu non hai trovato niente di meglio che dirgli: oh, che strano la stoffa dei vostri pantaloni, che tessuto è? E ti sei messa a tastargli le cosce! Oh, le cosce, le cosce! Mi interessava solo la stoffa dei suoi pantaloni. Sì, ma sotto c'erano le cosce, ma ti sembra questo il modo di comportarsi? Oh, ma cosa volevi che facessi? Volevi che mi dicessi, signore, per favore, si potrebbe levare i pantaloni? Lo avevi appena presentato. Ecco, ecco. Ma potevi fare a meno di palpare la stoffa? Ma tu pensi sempre male. Ah sì, io penso sempre male. Eh sì. Parliamo del mio comportamento? E il tuo? E l'altro giorno, quando siamo andati a colazione al sacco con la signorina Guillemot, Cosa, cosa? La signorina di amor? Sì, quando le hai... succhia dal caldo! Quando le ho morte, quando le donne si mettono... riscrivere la storia! Ah, perché forse non è vero che mi hai succhiato il collo? Sì, le ho succhiato il collo. Le ho succhiato il collo e me lo vanto. Torna tutto a mio onore. Oh. Purtroppo l'aveva appunto una mosca maligna e la puntura aveva un bruttissimo aspetto. C'era già un forte gonfiore. Non potevo lasciarla morire di carbonchio per rispettare le convenzioni. Oh, carbonchio, carbonchio. E chi ti lo sta detto che la mosca aveva carbonchio? Io non so niente, ma nel dubbio non potevo esitare.
che comandava la carità cristiana e ho succhiato. Ah, sì, comodo, così puoi succhiare il collo a tutte le donne che ti piacciono con questa scusa, eh? E se lo avessi fatto io? Di succhiare il collo al signor Deschanel, eh? Allora sì che avrei avuto il fatto mio. Ma certo, tu sei una donna, certamente avresti avuto il fatto tuo. Ineccepibile!
modo di ricevere le persone. È vero, non è molto corretto. Vabbè, te lo dico, non è molto corretto. Prego, prego, signore, ci pensi a comodi. Sì, si accomodi. Ma fa tanto caldo, ma tanto caldo. Sentite le mie mani. Stavo peggio, no, col domestico! Oh beh, visto che è suo fratello di latte, sì.
Io? Ma se volete andare a dire io, non litigiatevi di fatti che non vi riguarda. Su, andate, andate. Te l'ho fuori, Pedro. Male. Pedro è suo fratello di latte, ma non è lo stesso padre. Come non è lo stesso padre? Quando dico non dello stesso padre, intendo dire che insomma basta con le vostre domande, non sono cose che mi riguardano. Fate come se foste a casa vostra.
maniera sconveniente, audace, ma non me ne importa. Io so che ogni mezzo è buono per giungere fino a me. Signore, io non posso più continuare ad ascoltarvi. Uscite! Oh, signora, chiedetemi tutto, ma non questo. Vi amo. Dal primo giorno che vi ho visto è stato il colpo di fulmine. Seguo da 8 giorni ogni vostro passo. Ve ne siete accorti? Veramente no, signore. Oh, sì, che ve ne siete accorto. Una donna se ne accorge sempre quando è seguita. Che presunzione! No, non è presunzione. Ma insomma, signore, io non mi conosco. Io neppure. Mi dispiace far punto questa cosa, che voglio far cessare questo stato di cose. Signore. Signore. Margherita. Luciana, innanzitutto. Grazie. Luciana. Ma signore, perché mi avete preso? Siete stata voi ad indicarmi come mi dovevo chiamare. Signore. Io sono una donna onesta. Oh, a me piacciono tanto le donne oneste. Badate, signore, volevo evitare una chiassata, ma poiché non mi decidete ad andarmene, chiamerò mio marito. Oh, avete un marito? Proprio così, signore. Lasciamolo da parte, quell'imbecille. Imbecille? Mio marito? Beh, i mariti delle donne che ci piacciono sono tutti imbecilli. Tutti uguali, voi cieli? Celibe. Sposato. Voi siete sposato? Poco. Ma è orribile! Provate. Ma è spaventoso! Come si può? Sapete bene come vanno queste faccende. Un bel giorno vi trovate dal sindaco, non sapete perché e per come. Vi fa delle domande, rispondete di sì, tanto per dire, perché c'è gente. Poi, quando tutti se ne sono andati, vi trovate sposati, a vita. No, signore, voi non avete scuse. Di essermi sposato? Ma no, di comportarmi così, avendo moglie. E la signora Montagna, cosa ne pensa del vostro comportamento? Beh, vi dirò, non ho l'abitudine di tenerla informata. Ma bravo, benissimo. Se vi sembra onesto questo vostro modo di fare. Ma so. Io sono sicura che vi sembrerebbe scorretto intaccare anche un poco soltanto i beni di vostra moglie. Ma quando si tratta di un'altra fortuna, che pure le appartiene, che le è dovuta, che è il fondamento della vita sociale, quale la fedeltà coniugale? Voi la dilapidate. Chi ne vuole un po', avanti la prima! Ce ne sarà sempre abbastanza. E voi sperperate, sperperate. Che importa? Tanto è vostra moglie che parla. Se vi sembra onesto questo vostro modo di fare, si tratta di beni che non vi appartengono più. Voi stesso l'avete ceduti al vostro amore. Non avete il diritto di disporre così di un capitale che voi stesso avete rincuato. Se permettete, il capitale io non lo tocco, lo lascio là, intatto. Mi consentirete di intaccare un pochino gli interessi? E poi, per contratto, l'amministratore dei beni sono io. Dunque, se tutte le mie sostanze sono impegnate in buoni del tesoro, mi consentirete di fare qualche investimento in titoli esteri? Quando si ha moglie bisogna fare soltanto investimenti da buon padre di famiglia. Oh, parlate con un notaio. Ma naturalmente, vorrei proprio vedere se la signora Montagna si comportasse allo stesso modo. Oh, non è la stessa cosa. Ma non è la stessa cosa. Io non conosco la signora Montagna, ma la compiango. Oh, oggi lo dite, quando la tradisco, la compiango anch'io, sai. E prego, infine, prego.
sola cosa. Quando lo avete minacciato di prendervi un consolatore, vi ha detto: prendetelo. Bene, Marcella, se avete un po' di coraggio, dovete prenderlo, il consolatore. Sì, avete ragione. Non venitemi a dire che non avete nessuno sotto mano. Ci sono qua io. Voi? Sì, io. Io so una sola cosa. Vi hanno insultata davanti a me? Bene. Raccolgo l'insulto. Vi hanno sfidata a prendermi un amante? Bene. Raccolgo la sfida. Sarò io il vostro amante. Voi? Ah, non ammetto che si insulti una donna davanti a me, ma Dio mi è testimone che soffro. Soffro orribilmente nei confronti di un amico. Il vostro marito è amico mio da sempre, pure non esito, perché in me io... C'è il cavaliere francese. Allora la vendetta! Prego, mi fida di me!
all'estraneo rispetto alla propria famiglia. Si fa così, si usa così. Quest'oggi il signor Shuyu arriverà un po' prima di pranzo perché deve conferire con me su di un affare di estrema importanza. Bene, conferite, che mi importa. Ma quando fai il giorno di queste condizioni, con i bigodini in testa, la vestaglia sudicia, questo segno in giro per la casa e le calze calate sui calcani. Quanto mi senti con le due calze? Perché il signor Shuyu non l'ha mai vista, no? Una signora con le calze non allacciate? La signora Shuyu quando si alza in abito da sera? Non ho la minima idea di come sia abbigliata la signora Shuyu quando si alza. So però che questo non è il modo di ricevere una persona che si presenta a casa nostra per la prima volta. Beh, ci sei tu in abito da cerimonia. Una cosa compensa l'altra. Guarda, io sono corretto. Ah, tu sei corretto? Dimmi tu se non è grottesco mettersi in abito da cerimonia alle 11 del mattino per il signor Shuyu. Quel cornuto! Ma cosa quel cornuto? Cosa significa quel cornuto? Che ne sai tu? Ma sei stato tu a dirmelo! Io? Beh, non l'ho certo sognato, vero? Io non conosco Shuyu, non fa parte dei miei amici, dunque non ho ragione di parlarne male. Shuyu? Cornuto! Non so se si possa dire così. Bene, bisogna pensare che si possa dal momento che me l'hai detto. E va bene, te l'ho detto, ma quando non avevo bisogno di lui. Adesso che ho bisogno di lui... Cosa, non è più cornuto? No! È ancora cornuto, però noi non lo dobbiamo sapere, ecco, non lo riceviamo in quanto tale. Niente da dire. Tanto più che come ti ho detto un milione di volte, è un uomo che può tornarci estremamente utile. In che cosa? In questo affare che ho in monte di cui ancora non ti ho parlato per mancanza di tempo. Oh, lo so bene, tu sei largo di vedute, soprattutto quando sono in gioco i tuoi interessi. Senti, ma si può sapere? Non importa se Shuyu è cornuto o non è cornuto. Oh, per carità, per me questa è una cosa di volte di più. Quel che mi dà fastidio è che tu mi porti a pranzo anche sua moglie, questo sì. Non potevo evitare Shuyu e lasciare la moglie a casa. Non si usa, non si fa. Oh no, eh? No. E ora c'è Truchet, che è il suo amante, e ricostruite a invitare anche il suo amante? Ma certamente, vengono sempre invitati insieme. È un'usanza. Se non avessi invitato avrei commesso una gravissima mancanza di tatto. Il signor Shuyu aveva potuto chiedersene il significato. Sono cose che non si fanno, non si usano. Oh. Meraviglioso. Oh. Così li abbiamo a pranzo tutti e tre. Adulterio al completo. E morale. E belle conoscenze per tua moglie, sì. E un bel esempio per Totò. Ma Totò, fino a 7 anni. Beh, non li avrà per sempre. Sì, ma nel frattempo li ha. Tu ti occupi della salute morale di tuo figlio quanto di quella fisica. Te ne preoccupi come delle tue ciabatte. Ah, che novità è questa? Ma scusa, basta vedere. È un'ora che cerco di parlarti di nostro figlio. E non c'è verso che gli infili una parola. Ogni volta che ti dico tutto, tu rispondi Shuyu, e sempre Shuyu. Va bene. Parla pure, cosa hai da dire? Beh, ti devo parlare. Ebbene, dimmi. Oh, finalmente, meglio tardi che mai, posso? Certo che può. Beh,
c'entra né per una cosa né per l'altra. Ma Pupo ha 7 anni come lui e destitico anche lui. Va bene, basterà dargli un purgante. Evidentemente. E allora? Porcalo! Sì, ma quale purgante devo dargli? Ci sono i purganti minerali e i purganti vegetali. Dagli l'olio di ricino. È efficace, è facile da trovare, funziona bene. No, 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 l'olio di ricino no. Non lo posso sopportare, lo rigetto immediatamente. Cara, Marco, non è mica destinato a te, lo deve prendere tuo figlio. Abbiamo dell'odegiano, Pupo prenderà dell'odegiano. Bene, dagli l'odegiano, anche se allora non capisco per quale ragione tu sia venuta a consultarmi. Non per sapere cosa devo fare. Si direbbe. Sono proprio un bel affare, dovrei dare la purga per il piccino. Allora va bene, d'accordo, capisco che sia seccante, ma... non morirà per questo. Ma è un mostruoso, perché dici? Spero bene che non debba morire. Non morirà per questo. E è di tuo figlio che stai parlando, lo sai? È il tuo bambino, non ne sembri molto convinto, ma è tu. Lo spero bene. Non sono come la signora Shunku. Io non lascio fare cose che spettano a te e ai miei cuginetti. Dire stupidaggini. Quando ho un bambino, io sono mio marito. E chi ha mai sostenuto il contrario? Ma il fatto è che il tuo modo di fare è così poco paterno. Toh, meriteresti che tuo figlio non fosse tuo. Sei sciocca. Meriteresti che fosse un bastardo anche lui e che io lo avessi avuto con... Luigi XV! Luigi XV? Sì, signora. E saresti stagionata per venire? Oh, ti sfido a ridere, sai? Ti sfido a ridere! Insomma, abbiamo deciso di dare questa purga a Pupo. Basta, archiviamo la faccenda, vai a fare la purga a Pupo. Ma sarà un dramma. Bene, sarà un dramma, tanto peggio. Adesso lasciami solo. Sì, devo pensare. Prima che arrivi il signor Shuyu, devo organizzare bene le mie batterie. Vai, vai e vesti. Ogni volta che devo dare la punta a quel bambino mi sento male in anticipo. Giulia! Giulia! Cosa? Portami via il tuo secchio! Il secchio, il secchio, il secchio! Su giù, il secchio, il secchio, su giù! Non ti si sente di altro! Il mio studio non è il luogo per lasciare zonzo il tuo secchio. Oh, hai un bel coraggio, sai? Mi fai una scenata per un secchio e tu vai a zonzo con un vaso da notte. Un vaso da notte? Diamine, a meno che non sia un nuovo cappello che stai lanciando. Tu osi paragonare il tuo secchio a questo? Il tuo secchio è semplicemente il tuo secchio, un oggetto vile che non si ostenta, che si nasconde, mentre questo è... È un vaso da notte, vale a dire un oggetto vile che non si ostenta, che si nasconde. Certo, sì, per te, per i profani, per gli inesperti, ma per me questo è il più alto, il più nobile, il più degno di essere mostrato nel mio salotto, il frutto del mio lavoro, il risultato della mia industria, la mia merce, il pane che mi guadagno. Ebbene, allora mangia, amico mio, mangia! Scherza, scherza! Smetterai di ridere quando questo ti frutterà 300.000 franchi di rendita all'anno. 300.000 franchi di rendita dai vasi da notte? Certamente. So che può sembrarti strano, ma se Dio lo vorrà... E se lo vorrà Shuyu, l'affare si farà. Cosa? Che cos'è questa storia? Non è affatto una storia, non te ne avevo ancora parlato perché mi riservavo di farlo ad affare concluso per farti una sorpresa, ma adesso basta, è giunto il momento che tu sappia. Devi sapere! Devi sapere che oggi il governo francese ha un'unica preoccupazione, quella di migliorare il tenore di vita dei propri soldati. A questo scopo li coccola, li protegge, li vezzeggia, li tiene nella bambagia, pensa che ha perfino pensato di rifilare loro le pantofole. Pantofole ai soldati? Proprio così. Marziale, non c'è che dire! E naturalmente non si fermeranno qui. Hanno deciso, per evitare che gli uomini prendano freddo uscendo di notte al vento e al gelo, di dotare ciascuno di loro di un vaso da notte. No! Sì, per
Io, in quanto fabbricante di porcellane, vi parteciperò. E a questo punto entra in ballo Shuyu nelle vesti di Deus Ex Machina. E che cosa significa? Cosa? La faccenda lì del mio che è una macchina. Ma non che è una macchina, Ex Machina. Ah, Ex, perché adesso non lo più. Non la capisci? Ma insomma, che cosa significa? Ah, guarda, significa... Dai, su! Non è facile da spiegare. Perché? È una scoccetta! Ma no, è una locuzione, sì, che i greci antichi utilizzavano per designare un uomo di grande influenza. Ah, in senso figurato. In senso figurato. Ed è proprio questo che rappresenta per noi Shuyu, perché egli è stato nominato presidente della commissione di esame istituita dal governo per stabilire le caratteristiche del modello tipo di vaso da notte da imporre al fabbricante che vincerà l'appalto. Capisci adesso l'importanza di questo poi Shuyu? Io sono l'unico detentore dei diritti della porcellana infrangibile. Se Shuyu utilizzerà la sua influenza sulla commissione per indurla ad optare per la porcellana infrangibile, l'affare del sacco, la nostra ricchezza è fatta. Sì, ma questo che ci porterà? Che ci porterà? È il pozzo di San Patrizio. Diventerò il fornitore esclusivo dell'esercito francese. Il fornitore esclusivo dei vasi da notte dell'esercito francese? Di tutti i vasi da notte dell'esercito francese. E lo si verrà a sapere. Certamente lo si verrà a sapere. Ah, no, io non voglio essere la moglie di un tizio che vende vasi da notte. Ma perché ha perso la testa? E la ricchezza? Non importa, è disgustoso. Ma scusa tesoro, ma cosa faccio io attualmente? Vendo vasi da notte, li vendo tutti i giorni. Non in quella misura, ma li vendo. Li vendi, è naturale. Sei un fabbricante di porcellane. È giusto e comprensibile che tu venda gli articoli della tua industria, senz'altro. Ma specializzarsi? Diventare una persona che vende esclusivamente vasi da notte? Ah, no. Anche se per lo Stato, no. Te ne supplico, guarda, rifletti. Ho già riflettuto. Sei molto caro, ma non ho alcuna intenzione di entrare in società con la breva di vasi da notte. Di sentire le signore quando arriverò nei salotti vociferare chi è che la signora? La signora Follavoine, la moglie di un commerciante di vasi da notte. No, grazie. Questa davvero non me l'aspettavo. In ogni modo ci prego, perlomeno non dirlo a Shuyu, sarebbe troppo grossa. Ma non ho niente da dire io a Shuyu. Ascolta, cara, troverò una soluzione, studierò un sistema, non so, metterò un uomo di paglia o questa nome, ma nel frattempo, guarda, mi raccomando, non mi mandare a monte l'affare, non dire niente a Shuyu, sii gentile, sii educata. Ehi, ma senti un po', non ho mica l'abitudine di essere maleducata io, so stare al mondo. Allora adesso vai a dare la Puglia, appunto, vestiti e toglimi di torno questo secchio. Ma sì, guarda, ce l'ho in mano il tuo secchio, vedi? Però ti prego, smettila di dirmi sempre quello che devo fare, Io sono la notte di certo Shuyu, questo che potrebbe vederti. E allora mi vedrebbe. Ma proprio quello che non deve succedere, sparisci. Parli, se veramente state create dal nostro Signore per prenderci la vita al posto. Allora, avanti, si faccia entrare il Signor Shuyu. Non c'è nessuno. Insomma, Rosa! Signore? Chi era la porta? Vi ha suonato. Una donna. Era venuta per farsi strappare un utente dal signore. Ma che c'entro io? Bisogna mandarla di sopra. E quello che ho fatto, infatti, è salita di nome. Tutti i giorni la stessa storia, non si sopporta più. Lo sai, signore, sì? Eh? Che ha un vaso da notte in mano. Certo, lo so. Credevo fosse una distrazione, scusate. Comunque, ricordate, questo non è un vaso da notte, ma un articolo di equipaggiamento militare. Oh, beh,
portarlo, ma ti prego, vieni là, perché... Non mi importa, fallo sparire, fallo sparire! Sì, d'accordo, più tardi, ma ti ripeto, pupo, con quella pupa. Fischio, fallo sparire, t'ho detto! Mi stai seccando adesso col tuo secchio! Fallo sparire, fallo sparire! Io non so cosa me ne sai! Giulia! Giulia, torna qui immediatamente! Giulia! Giulia! Sarete edotto del fatto che la maggioranza dei casi di appendicite al giorno d'oggi è dovuta.
festeggiare l'inaugurazione del nuovo oggetto, decidano di preparare un punch colossale. Lo riversano bollente nel recipiente, si crea una crema, si stacca un frammento e lo bevono. Bello fatto. Voi mi capite, signor Shuyu? No, non ho mai bevuto un cocktail dentro a questo... No, ma avrete fatto il militare? No, ho fatto tutta la carriera al Ministero della Guerra. Vabbè, ad ogni modo non potete prendere la nera smaltata, no, no. Prendete del caucciù, della gomma indurita, va benissimo, anche se niente vale la porcellana. Presentava il vero inconveniente della fragilità, ma adesso che è stato brillantemente risolto, vedrete, signor Shuyu, vedrete la solidità. No, 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 qui non avrebbe senso svolgere il nostro esperimento, c'è il tappetino che attirerebbe l'urto. Eccola laggiù in fondo al corridoio, ci sono le piastrelle. Vedrete, prego, prego, accomodatevi. Osservate attentamente. E uno. E due. E tre. Opla! Si è rotto. Ma no, è del tutto evidente
che si tratta degli stessi vasi, solo che quelli si rompono e questi non si rompono. Ecco, molto interessante. Bastiano, ti prego, vieni, questo bambino mi farà impazzire, non riesco a venirmi a capo. Il signor Shu Yu. Me ne fischio io del signor Shu Yu. Il signor Shu Yu, mia moglie. Piacere, signore. Sì, buongiorno signore, dovete scusarmi se mi presento così. Senti, ti prego, con quel bambino non riesco a venirmi a capo. Ogni volta che gli parli della bunda c'è da impazzire. Tanto peggio, non lo vedi che sono impegnato in un importantissimo colloquio di lavoro col signor Shu Yu? Come posso certo occuparmi della bunda di mio figlio? Ecco, sentite signore, che razza di madre. Senti, per il coraggio che hai presentato in queste condizioni, hai perso ogni senso del tuo pudore personale. Beh, se tu credi che in certi momenti abbia voglia di preoccuparmi di come sono vestita. E il vostro bambino sta male, signora? Sì, signore, sì. Ma no, signor Shui, non ha niente, non ha. Insomma, stamattina non è andato. Non è andato? No. Dove? Ma semplicemente l'intestino è un po' stito. Ah, questo per lui non è niente. Per lui. Si capisce, non è lui il malato. Certo, ma basterà dargli un purgante, no? Lo so bene. Dagliela tu la bocca se ci riesci. È per questo che ti dico di venire. Ma non ci sono pericolo, eh? Tutti i servizi gravi toccano me. Tutti non è una cosa grave, non è grave. No, no, non è grave. Però non bisogna scherzare con queste cose, sì? Ecco, lo senti cosa dice il signore? Che le cose le sa. Sì, bambino soffre di, scusate la parola signora, stitichezza. Oh, una certa tendenza, sì. Allora bisogna stare attenti, eh? Sì, perché un bel giorno potrebbe trasformarsi in enterite. E allora ci vuole il diavolo per sbarazzarsi. Ecco, vedi, vedi. Ah, sì, ve ne posso parlare con le condizioni di causa, l'ho avuta anch'io e mi è durata 5 anni. Oh, povero cupo. Come? Scusate, credevo che fosse anche... Ma no, no. Sì, io ero uno di quelli che beveva l'acqua ovunque, i batteri, quattro i batteri. E in questo modo mi sono buscato una bella enterite e il risultato? Sono dovuto andare 3 anni a Colombier. Allora credete che per Pupo Colombier? No, no, no. La sua, quella di Pupo, dovrebbe essere una forma di enterite stitica. La mia era piuttosto una forma sciolta. Ah, ma davvero come interessante, signor Schmidt. Per cui era rivendicata proprio. Ah, che regime. Tutti i giorni una doccia ascendente. Proprio niente. No, ma dopo quello vorrei
quando si hanno 7 anni e ci si chiama il ve diminutivo di Totò, non si fanno tante storie per prendere la buca. Non mi importa, non la voglio. Ebbene, cosa farete allora un giorno quando dovrete andare in guerra? Eppure, bisognerà pure che se ci sarà una guerra lui ci vada, Non mi importa, non ci vado. Ci dovrete pure andare, sapete quando ci sarà. Non mi importa, vado in peggio. Oh, mio caro, come intelligente! Oh, oh, belle cose si insegnano a questo ragazzo. Ti basta sapere che si trovano nell'Oceano Pacifico.
fare per tuo figlio? Mio figlio. E anche tuo figlio. Lo sapevo, toccano tutti a me questi servizi. Ti sembra che io non abbia fatto abbastanza per lui da quando è nato? E prima, soprattutto, ti sembra che non basti averlo portato in seno per 9 mesi? Ah, oh, portato in seno per 9 mesi, ma cosa vai a tirare in ballo adesso? Mamma, sei caro? Perché sei stata tu a portarlo in seno e non è stato papà? Perché? Perché tuo padre, se avessi voluto contare su di lui. Ma siccome sapeva che c'era la tua mamma, allora. Io che da voi si sono questi discorsi da fare a un bimbo. Vedi tesoro la differenza che c'è fra un padre e una madre? Tuo padre non vuole neanche prendere la purga per te. Non potevi chiedere a un altro signore? No, sì, innanzitutto sì. Allora vedi che il bambino è più ragionevole di te, che non vuole che io prenda la purga. No, non vuole che ti la prenda. Il bambino non vuole che facciano prendere la purga a suo padre. Voglio che la prenda il signore. Vuoi che la prenda il signore? La faremo prendere. Levatelo dalla testa! Questo bambino è veramente maleducato! Non vedi, non fa come trapiccire a tutt'ora! No, signora, vi ringrazio, ma non... Un tantino soltanto, mezzo bicchiere basterà! Giulia, smettila immediatamente! Signora, troppo gentile, ma non è il caso! Insomma, non c'è bisogno di fare un dramma per un po' di odice, no! Il signor Shui non è venuto qui per prendere la... Signore, le ho appunto detto che nelle condizioni in cui si trova il mio intestino... Io capisco che le faccio un bambino, ma un adulto, andiamo, signor Giulio! Giulia, la vuoi piantare? La signora sceglie, la signora ti dopo quello che è successo, io non voglio.
Grazie.